Certo, rischia una pena intorno ai 10 anni di reclusione, ma rischia soprattutto un risarcimento grossissimo dei danni, che a quel punto vorremmo sapere chi li paga, perché noi è chiaro che chiederemo risarcimento danni nei confronti della Chiesa. Voi riuniti anche con suo marito per parlare di questa cosa? Sì. Lei era presente? Ma essere trasformato in fango da gettare addosso alla veste bianca del Papa, questo no. È un dovere. Sono un prete. Le infamie di cui sono accusato accumulano altro odio, non solo sulla mia persona, ma esso rimbalza subito come una pietra sull'acqua per colpire la Chiesa e ferire il Santo Padre. Immenso, causato le vittime, un grande dono è stato per... Signor Presidente, non sono un mostro, sono innocente, lo dico con retta coscienza, umilmente. Se mio marito... Quello che le riferì Paolo, sostanzialmente, sì. Se le dettagliò le circostanze, erano non quelle sessuali. Non precisamente, mi aveva raccontato che gli era capitato in una delle occasioni in cui era andato a casa sua con altri amici questa cosa. Si sono poi riuniti? C'è una parte di questo fenomeno, una buona parte di questo fenomeno che resta sepolta con questi atteggiamenti e questi comportamenti della Chiesa. Ecco, la mia intenzione di far sì che il Vescovo venga processato per favoreggiamento in realtà è una questione di principio. È un po' più tardi. Certainly Pope Benedict is decided to act with very energy and in a very coherent way, but there are many dark spots with regard to the years 80 and 90 in the Vatican. We know now positively that in the Vatican there were cases which were shelved, hushed up, or slowed down. So it's time to open the archives.